L'ospite di questa sera si chiama Indro Montanelli, è conosciuto da molti lettori, anche come uomo polemico, e proprio rispettando questa caratteristica di Montanelli, gli abbiamo chiesto di scegliere, di indicare un interlocutore fra i colleghi giornalisti. Montanelli ha indicato Giorgio Bocca, del giornale Il Giorno, e Bocca ha accettato, è qui accanto a Montanelli. Devo fare un omaggio a Giorgio Bocca. Giorgio Bocca è un resistente, un partigiano. Io non sono un partigiano, non sono un ex partigiano. Mi sono trovato mescolato con la resistenza, mi sono trovato in carcere insieme ai resistenti. E Barzini ne sa qualcosa, perché fu proprio sua moglie, allora ancora ragazza, che mi stava conducendo in quel momento a raggiungere la banda di Beltrami che operava nella Valdossola. Come sia avvenuto non lo so, fatto sta che i tedeschi sapevano sia dove era Beltrami e sia dove mi trovavo io, e nel momento in cui circondavano e uccidevano Beltrami, circondavano e catturavano me. Com'è possibile che uno, passato per un'esperienza simile, finita la guerra partigiana, si aggruppi subito a quel gruppo di giornalisti che erano in posizione critica verso la guerra partigiana? Perché tu sei diventato subito nel gruppo di Longanesi, di Ansaldo, eccetera, i quali scrivevano allora sul Borghese, scrivevano in tono ironico, in tono... Dico, per un giovane come me che aveva creduto veramente nella possibilità di fare un'Italia diversa, sei stato un caso incomprensibile, un caso che ti prego adesso di spiegarmi. Non discuto le dimensioni e l'importanza della resistenza. Dico che è un fenomeno estremamente composito. Siccome io ho avuto delle cattive esperienze, potrei essere influenzato da queste esperienze personali non positive. Questo gong segnala... Le sue compagne dicono che lui è una specie di James Dean, un po' sviluppato, un po' più in lungo. Beh, lui è alto, l'attore americano dice che era piuttosto piccolo, ad ogni modo. Ma lui com'era allora? Era ironico, era romantico? No, molto romantico non credo, non mi sembra. Non eri molto romantico? No, non c'ho giocare in situazione, era. No. Era un giocatore. Anzi, dati i tempi, non era. Lei non lo prendeva sul serio? No. E voi lo prendevate sul serio? Lei lo prende.